A questo appuntamento dell'ora di pranzo, diciamo che siamo veramente ad hoc già con questi profumi che cominciano a sentirsi, uno degli appuntamenti centrali della giornata di C'è più, della seconda giornata di C'è più gusto, appuntamento bolognese. Oggi parleremo di abbinamento tra beverage e cibo con la birra, quindi cominciamo già a sfatare qualche mito su come possiamo abbinare la birra, ma soprattutto come possiamo utilizzare la birra come ingrediente. Con noi ci sono tre ospiti importanti, adesso ve li presento partendo dallo chef, così poi lo liberiamo e lui può continuare a cucinare, insomma, gli assaggi che avrete fra poco nel piatto. Nicola di Tarsia, un'anima e una nascita al sud, La vita però professionale vede la Mole, vede Torino, vede il Piemonte con le sue colline come teatro. E cosa ci porti qui oggi della tua esperienza? Cosa c'è in questi piatti di quello della tua lunga carriera? Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Quando mi è stato chiesto di abbinare, quindi quello che non è solo accompagnare la birra, ma è cucinarla, no? Se andiamo a fare un esempio molto molto chiaro, quello che può essere uno stufato, parliamo del Piemonte, parliamo del brasato al barolo, quindi brasare una ventresca di tonno con una birra. Ho scelto una birra bianca, una cosa che si appropriava, perché nel piatto ci abbiamo le erbe aromatiche, quindi vanno di nuovo a richiamare una blanche. E già ci sono comunque già delle spezie, ho utilizzato comunque invece della dolcezza, come può essere la zucca, c'è una frutta secca, questa mandorla salata, ecco qua torniamo un po' anche alle mie origini del sud, come stava dicendo Lara. Qua con me abbiamo Jessica, abbiamo Roberto, dove Roberto sta cuocendo la cipolla, questa cipolla bianca. Ecco qua torniamo di nuovo alla dolcezza. E abbiamo già, è vero Roberto, abbiamo già messo la birra? Sta cuocendo la birra e questa è la zuppa. Io la chiamo la zuppa, quindi perché praticamente è proprio il procedimento che in sé, quando vi presenterò comunque la pietanza, ci si aspetta la zuppa, ma in realtà è una salsa di accompagnamento. Il procedimento invece è proprio la zuppa. Utilizzare invece un'anguilla, un pesce d'acqua dolce, potevamo utilizzare una tinca, potevamo utilizzare una cernia gialla. Anziché utilizzare molto semplicemente uno stinco di maialetto. E io ho deciso di farvi assaggiare questa fantastica ventresca di tonno. Bellissima, tra le altre cose. Quello che tu hai fatto, diciamo, cambiando proteine, portando la ventresca di tonno, è una sorta di superare un ostacolo, no? Di creare un change, un cambiamento, che è quello che fa tutti i giorni da quando ha iniziato questo bellissimo progetto Quality Beer Academy, perché che ci ospita qua oggi. Sfatiamo miti sulle birre, oggi sfatiamo sicuramente un grande mito: la birra non va solo sciocca, come si dice in alcuni gerghi italiani, insieme a birra o a panino, ma può essere anche un ingrediente nobile. Quanto c'è ancora da conoscere oggi sulla birra? Rolando Bossi, fondatore di Quality Beer Academy. Ma diciamo che forse uno dei grandi mali della birra è stata la banalizzazione che è avvenuta nei primi del 1900, quando lo sviluppo delle lager classiche ha sostanzialmente cambiato quella che era la funzione storica della birra, perché come
come nel vino la birra era espressione del territorio e come il cibo era espressione del territorio, perché la possibilità di viaggiare era chiaramente ostacolata dai mezzi, no? Si viaggiava sui cavalli. Quando si parlava di esportazione voleva dire uscire da borgo a borgo, no? Soltanto le navigazioni marittime avevano permesso forse di viaggiare un po' più lontano. E evidentemente si è perso con lo sviluppo delle lager quello che era il contenuto vero che la birra poteva esprimere. Quello che Quality Beer Academy sta cercando di fare, sta facendo da oltre 10 anni, è quello di riportare alla conoscenza del largo pubblico e selezionare delle coniugazioni storiche della birra e attraverso queste coniugazioni fare un percorso analogo a quello che si fa sul vino con i monocultivar, e cioè abbinare, trovare delle assonanze tra il cibo e le diverse tipologie di birra che noi portiamo sul mercato. Lo stesso percorso è analogo, d'altro canto la storia del vino e la storia della birra sono due percorsi assolutamente paralleli, probabilmente la nascita del vino è praticamente parallela alla nascita della birra, e questo è quello che noi vogliamo fare. Abbiamo imparato una cosa estremamente importante, che dove possiamo sostituire e mettere, inserire il vino nel cibo, nella preparazione dei cibi, altrettanto si può fare con la birra. E tra le altre cose la birra, per la sua struttura, per la sua natura, probabilmente ci può offrire delle note caratteristiche ancora più interessanti, perché mentre il vino ha un limite nella sua produzione che è dato dal tempo, nel senso che il vino si può produrre quando l'uva è matura e quando viene raccolta, abbiamo il limite perché facciamo fatica a provare a coniugare delle diversità. Nella birra abbiamo 1000 coniugazioni che possiamo realizzare, quindi di birre ne possiamo creare e realizzare ogni giorno di nuove, anche in funzione al cibo che noi vogliamo abbinare e vogliamo a questo punto mangiare e degustare. Questo è un po' il fenomeno delle cosiddette craft beer, no? Che hanno sviluppato e hanno permesso, con diverse combinazioni di malti, con diverse combinazioni di luppoli, con diverse tostature, di rendere infinita la varietà delle birre. E per questo abbiamo Roberto qui con noi. Roberto Parodi, Beer Sommelier, mi ha fatto non molte settimane fa riscoprire il caviale sotto una veste totalmente diversa, anche in quel caso avevamo delle blanche, se non sbaglio. Che cosa, ecco, innanzitutto partiamo da questo, le blanche, è un mondo, sono delle birre che io trovo buonissime, hanno un gusto che sposa molto il mio, non sono conosciutissime, come le possiamo raccontare e che cosa sta andando a fare la birra con questa zuppa, insomma, dal punto di vista del beverage, come la raccontiamo? Buongiorno, benvenuti. Allora, la Blanche è una birra di frumento non maltata, aromatizzata, buccia d'arancia e coriandolo. Quindi la buccia d'arancia tolta la parte bianca, perché sennò c'è il rischio che possa trascinare l'amaro, il coriandolo ha le dimensioni del pepe che sono masticate una nota citrica. Perché questa birra col piatto che stanno costruendo gli chef? Perché le birre di frumento sono quelle più acide, quindi servirà alla fine anche per la pulizia del palato. Dato che ci sono note acide in quello che lo chef, o grasse che lo chef sta utilizzando, quando voi dovreste mangiare un qualcosa che è acido, dovreste bere un qualcosa che esprime acidità, perché in quel caso le acidità non si sommano ma diminuiscono. Quindi se volete provare, fare una prova gustativa, innanzitutto quando c'è una birra col cibo, sempre, sappiate che può essere la birra, può essere il vino, comunque quando voi dovreste mangiare un qualche cosa e c'è anche da bere, sempre prima si mangia e poi si beve, perché quello che bevo in funzione di quello che mangio e non viceversa. Ok? Quindi prima dovreste assaggiare, però se volete fare questa prova, no, provate prima a assaggiare la birra, vedrete che vi stimolerà più o meno in questo punto, quindi vi farà salivare, quindi l'acidità si manifesta attraverso la salivazione, quindi adesso in avanti quando dovreste mangiare o bere un qualche cosa che esprimerà acidità lo capirete perché vi farà salivare. Ok? Quindi vi consiglio di assaggiare prima un pochino di birra, poi assaggiare il piatto e ribere la birra. Vedrete che avrete alla fine avrete il palato pulito, perché c'è anche una parte grassa in questo piatto.
Come sta andando la preparazione, chef? Bene. I profumi, insomma, cominciano a sentirsi. Fra quanto possiamo chiamare le ragazze per l'impiattamento? Siamo più o meno su una decina di minuti, 10-15. Ok, perfetto. Allora, abbiamo raccontato un po' in generale quello che si... dei piccoli cenni di degustazione, no? Di come approcciarsi. Quali sono invece gli errori che facciamo più facilmente quando assaggiamo una birra, anche di quelle più o meno, diciamo, normali, che normale è un concetto particolare, però quelle più comuni, quali sono gli errori che facciamo più comunemente e quelli che non dovremmo fare? Allora, la prima cosa la dovete imparare a vedere, quindi guardare, perché prima di dare un giudizio su quello che mangio e bevo dovrei capire in che condizione sono i contenitori nei quali mi viene versato il liquido, ok? Quindi, se poi volete fare questa prova questa sera a casa vostra, vedete che la situazione sarà abbastanza complicata. Prendete dell'acqua frizzante, la versate dentro un bicchiere, vedrete che rimarranno le bollicine attaccate alle pareti. Dove ci sono le bollicine sono dei residui organici. I residui organici sono grassi o detergenti. Nella birra la schiuma è una componente fondamentale. Perché? Perché rallenta il processo di ossidazione che la birra ha a contatto con l'ossigeno. Cosa vuol dire? Vuol dire che la fa diventare più dolce. Quindi la schiuma è assolutamente importantissima. Se un bicchiere è stato sgrassato e pulito bene, vedrete che rimarranno delle tracce di schiuma sulle pareti, vuol dire che a quel punto il bicchiere è pulito. Posso fargli fare anche una prova olfattiva se vogliono. Adesso quando... speriamo che sia arrivata. Ok. Adesso, vabbè, allora vi simulo quello che, se avete voglia naturalmente, di provare a fare. No, quando vi arriverà il bicchiere provate a fare questa cosa con la mano destra, inclinate il bicchiere e annusate solamente con la narice destra, poi cambiate di mano e dovete cambiare la mano e provate con annusare solamente con la narice sinistra, poi vediamo che cosa succede, perché è una cosa assolutamente interessante, così almeno così imparate anche come si fa ad annusare, che penso che non ve l'abbia mai insegnato una cosa del genere. Questa è una tecnica che serve soprattutto per i superalcolici, perché se doveste assaggiare più cose annusate il primo così frontalmente, la vampata di alcol vi anestetizza tutto. Provate a farlo, vedete che sarà una cosa assolutamente interessante, poi vi spiego da che parte l'avete sentita di più o di meno. Naturalmente se avete voglia di farlo, però vi consiglio di farlo perché è sempre una cosa interessante, io la faccio fare sempre. Ah sì, beh, lei... Sì, diciamo che insomma è stato un bellissimo laboratorio quello col caviale. Parliamo di pesce. Sì. Perché effettivamente birra e pesce è qualcosa a cui non ci... Scusa. Dimenticavo di non avere l'archetto, scusate. Birra e pesce, quindi, che è comunque uno spettro di sapori in cui rientra anche il caviale, in un certo senso con la sua sapidità, con i suoi sentori marini, è qualcosa a cui non pensiamo, no? Noi siamo abituati a pensare a pesce, vino bianco, non troppo complesso, mentre invece noi con gusto, ma anche ancora prima, insomma, è da molto tempo che cerchiamo di battagliare su sfatare questo abbinamento, cioè su rompere questa sorta di piccola prigione dell'abbinamento e dire no, il pesce a seconda dei suoi sapori può veramente abbinarsi a molto altro e quindi anche alla birra. In questo caso abbiamo delle birre molto, molto delicate, ma se avessimo per esempio uno spaghetto con, non so, colatura di alici, con una sapidità un pochettino più importante, che birra ci abbineresti? Allora, l'unica cosa per contrastare il sapido è il dolce. Quindi, per esempio, uno spaghetto con la colatura di alice andrebbe bene la stessa birra che voi utilizzerete come prima birra. Okay? Quindi l'unica cosa che mi abbassa, eventualmente, il fatto che mi sia scappato il sale o che sia troppo salato, è utilizzare un qualcosa che esprima note dolci. Allora, per esempio, tu hai fatto con me il laboratorio sul caviale, ma io ne ho fatti altri 5, mi sembra, con le ostriche. No? Quindi... diciamo che la birra è molto duttile, per noi la cosa più semplice per abbinare la birra sono i dolci,
però in Italia già sbagliamo col vino, con i dolci, figurarsi con la birra, i cima che vengono fuori, no? Allora io mi faccio sempre portare, perché da quando abbiamo iniziato a fare i laboratori con le ostriche, con i parmigiani, le stagionature, ho fatto laboratori con stagionature dai 12 fino ai 148 mesi di parmigiano. Il problema non è quello di fargli assaggiare una birra col parmigiano, ma di spiegare come bisognerebbe annusare e mangiare il parmigiano. Con le ostriche è stata esattamente la stessa cosa. È stato spiegare come si mangiano le ostriche. Mettiamo, perché di solito cosa fanno? Cassone. Ci mettono il limone sopra e deglutiscono intere. Invece le ostriche bisogna masticarle, da un minimo 5 volte è infinito. Quindi io mi faccio sempre portare un'ostrica allevata in mezzo al mare, perché sono quelle più sapide. Quindi utilizzo sempre una birra blanche, potrei utilizzare una Weizen, potrei utilizzare comunque birre che abbiano note maltate, quindi dolci. Mi faccio sempre portare un'ostrica che si nutre del plantum di un'alga che si chiama Navicola blu, quindi rilascia note erbacee, quindi utilizzo una Session IPA americana, che è la seconda birra che noi abbiamo portato qui oggi, perché lì mi metterà in evidenza la parte erbacea dell'ostrica. È una che è allevata nelle Clare. La Clare sono i bacini argillosi che sono in contatto col mare attraverso canali, perché hanno note dolci che sono la nota della nocciola, no? Quindi noi col pesce, poi naturalmente dipende dalla ricetta. Noi insegniamo anche come si fa a marinare sia la carne che il pesce. In entrambi i casi è importantissimo che vengano salati prima, entrambi. La marinatura col vino più o meno ci vogliono 10 ore, con la birra ne bastano 2. Perché la parte del CO2 della birra rompe la catena delle molecole, delle proteine della carne e la renderà morbidissima. Un piccolo grande mondo. Adesso insomma stanno per servire la prima birra. Tu fai tantissima formazione con Quality Beer Academy, lavorate moltissimo. Quanta ritrosia avete trovato all'inizio? Perché comunque non è solo sfatare dei miti, no? Noi la frase sfatare dei miti, bandire le fake news, sembra quasi un gioco di parole, no? Un qualcosa di banale, di semplice, a cui siamo abituati a sentire. Però fare un percorso di rinnovazione culturale come quello che avete incominciato a fare 10 anni fa, come quello che Rolando ha cominciato a fare con Quality Beer Academy 10 anni fa, è sicuramente un qualcosa importante di molto lungo nel tempo, come tutti i cambiamenti culturali. Quali sono lo chiedo sia a te che a Rolando che sta tornando, quali sono gli ostacoli che avete trovato di più durante il vostro percorso di rinnovazione culturale con Quality Beer e le vostre lezioni? Sì, con le ritorsie. Ma diciamo che il problema è che quando ci troviamo in eventi di una certa importanza, come può essere anche l'evento qui a Più Gusto, quando le persone si avvicinano allo stand, la prima cosa che ti dicono è: ma io bevo solo delle birre normali. Io poi questo termine, bevo solo delle birre normali, è un termine che a me fa fatica a essere gestito, no? Nel senso che cos'è una birra normale? Anche perché il vero problema, e qui bisognerebbe affrontare una tematica che riguarda non soltanto la birra, ma riguarda in generale tutti i cibi. Purtroppo il mercato del cibo e del bere oggi è gestito dalla politica del prezzo, ovvero il mercato o chi gestisce il mercato della distribuzione spesso e volentieri si sente condizionare dal prezzo. Il prezzo è un elemento che poi condiziona chi produce, cioè? E sostanzialmente chi produce è costretto a fare e a produrre delle cose che non esprimono realmente la cultura del prodotto, cioè si tende a produrre cercando di risparmiare, e il risparmio è quasi sempre un problema. Allora la gente conosce praticamente la birra classica, che è quella che evidentemente la distribuzione ci mette in condizione di provare. Quando però si avvicinano allo stand e noi cominciamo a interrogare le persone, a chiedere quali sono i gusti, quali sono le cose, i sentori, le sensibilità che hanno, scopriamo che facendoli assaggiare delle birre diverse dalla classica, immediatamente condividono la positiva esperienza del provare qualche cosa di differente. Ed è questo l'ostacolo più importante: sconfiggere, battere questa
voglia di, del nuovo, dell'affrontare qualche cosa del nuovo, di nuovo, che è fatto col cuore, che è fatto con una logica, proprio perché siamo tutti condizionati da questo benedetto concetto del prezzo, no? Nel senso che vige il discorso che noi dobbiamo comprare per forza ciò che costa meno, senza pensare che ciò che costa meno molto spesso non esprime il massimo della qualità, perché è vincolato da strategie di marketing, politiche commerciali, eccetera, eccetera. A me farebbe piacere vedere finalmente in televisione qualcuno che mi parla e mi dice: noi vendiamo solo cose buone. E invece questo è un messaggio che non viene, che non arriva. Un altro termine che io vedo che è sempre molto abusato è il termine qualità. E io chiedo sempre a tutti: qual è il metro della qualità? Come si fa a dire soggettivamente io faccio qualità? Anche noi potremmo essere criticati. Noi parliamo di Quality Beer Academy, ma qualità, che cosa vuol dire qualità? Io mi sono dato delle risposte. Le risposte è che il metro della qualità è l'emozione. Però anche l'emozione è una parola che è vuota se non gli diamo un contenuto. E l'emozione è il piacere di riprovare un prodotto che si è assaggiato. Questo vale sia nel cibo che nel bere. Io credo che tutti noi sappiamo leggere le reazioni del nostro corpo, del nostro stomaco nei confronti di ciò che proviamo, mangiamo e beviamo. Se le reazioni sono positive, le memorizziamo, perché è un'emozione positiva, vuol dire che noi abbiamo provato la qualità. Quindi non lasciamoci dire qualità da chi vende, ma cerchiamo di tradurre la qualità in quello che sono le nostre sensazioni emozionali. Io penso che sia un pensiero non solo particolarmente profondo e complesso, ma molto adatto a quello che stiamo cercando di raccontare qua in questi due giorni. I contenuti dell'evento sono tanti, sono molto diversi fra di loro e il senso forse è proprio questo, no? Cercare il gusto a 360 gradi, cercare di capire cos'è la bontà, quanto la bontà sia cultura, quanto la bontà sia emozione. Nel frattempo è arrivata la prima birra e sta per arrivare anche il primo piatto. Quindi recuperiamo i passaggi fondamentali dell'inizio della degustazione di un abbinamento beverage, in questo caso birra e piatto, che è questa bellissima zuppa che gli sta finendo di preparare Nicola. Allora, ho visto che qualcuno ha già provato a farlo, allora vediamo se l'avete fatto nel modo corretto, perché qualcuno ha visto che non l'ha fatto nel modo corretto. Non serve schiacciare il naso, basta inclinare il bicchiere, provate a annusare con la narice destra, poi cambiate di mano e provate ad annusare con la narice sinistra. Allora, da una parte l'avete sentita di più, dall'altra no, giusto? La maggior parte di voi la percepite più a destra, giusto? Narice destra corrisponde all'emisfero sinistro del cervello e mette in evidenza note dolci e fruttate. Narice sinistra corrisponde all'emisfero destro e mette in evidenza note speziate e floreali. Ok? Allora, dato che c'è la speziatura anche nel piatto e vi ho detto che è speziata anche la birra, come si fa a percepire la speziatura in quello che dovreste mangiare o bere? Portate, in questo caso il bicchiere, lo portate al naso come avete sempre fatto, frontalmente. Allora, fatelo girare e generate un pochino di schiuma. Dovrebbe stimolarvi. In questo punto dovrebbe stimolarvi un pochino il naso, provate un po'? Capita? Ecco, allora, adesso in avanti, quando dovreste annusare, può essere un formaggio, un salume, qualsiasi cosa, o una birra, un vino, e vi stimolerà il naso in quel punto, vuol dire che dentro c'è una speziatura. Quindi adesso non possono più fregarvi dicendo questa cosa è speziata, uno dice vabbè, se me lo dicono sarà vero. Ecco, secondo me queste sono le cose imprescindibili. Adesso se provate a assaggiarne un pochino, provate un po', dovrebbe iniziarvi una salivazione più o meno in quest'area, qua, giusto? Succede? Vuol dire che questa birra è acida, quindi adesso in avanti, quando dovreste bere un qualche cosa che vi farà salivare, vuol dire che dentro c'è acidità. Quindi adesso sapete come si manifesta la speziatura, come si manifesta l'acidità, la speziatura, come si fa ad annusare,
Quindi imparate che bisogna sempre annusare prima, perché se l'avete messo in bocca potrebbe essere tardi. Ok? Cosa riusciamo a capire? O quello che ci piace di più o quello che odiamo. Quindi se odiamo naturalmente siamo avvisati che probabilmente c'è un qualcosa che non potrebbe funzionare. Molto bene, vedo che la maggior parte di voi ha preso in mano il bicchiere in modo corretto. Scusate, ma io sono un maniaco. Quindi quando vi dovessero dare un bicchiere con il gambo così va sempre preso in questo modo. Perché? Perché se noi, se ci avessero servito un qualsiasi tipo di liquido a una temperatura corretta, prendolo in mano in questo modo, noi andremo a modificare la temperatura di servizio. E qua più o meno dovremmo arrivarci tutti, ok? Poi quale potrebbe essere un altro problema? La pelle di ognuno di noi ha un sentore diverso, ma soprattutto se voi doveste andare a mangiare in un ristorante, che sia un pranzo o che sia una cena, sarebbe opportuno prima andarsi a lavare le mani. In 7 locali su 10 nel bagno c'è un sapone caromatizzato con qualche cosa. Quindi lavandosi le mani con un sapone caromatizzato, poi prendendo in mano il bicchiere nel modo non corretto, l'aroma del sapone potrebbe inficiare su quello che è il sentore di quello che state mangiando o bevendo. Se non sono stato chiaro, perché abbiamo i tempi contati, quindi non... Però noi giù abbiamo uno stand con qualche birra, se poi qualcuno ha intenzione di approfondire l'argomento, naturalmente io sono a disposizione. Meritatissimo. Adesso, ok, facciamogli... Ci sta. Ci sta. Devo sempre capire se... ho fatto una cosa che c'entri in qualcosa o no? Dopo averla assaggiata, quale... prima Rolando parlava di emozioni, no? La sì. Qualità è emozione, questo è verissimo anche in cucina. Forse siamo più abituati a pensare che è vero in cucina, nel beverage, nelle birre, nel vino, nella birra soprattutto ci stiamo avvicinando piano piano. Quali emozioni ritroveremo in questo piatto? Io mi collego al concetto, perché il tuo concetto ha un senso, tanto è vero che una persona che qualcuno conosceva, il maestro Gualtiero Marchesi diceva non beviamo durante il pasto, no? Si beve comunque lontano dal pasto, che comunque lui continuava a avere il suo concetto, il suo ideale che era bere dopo il pasto. Si confondevano quello che comunque si andava a degustare nel piatto. Infatti sposo molto quello che ha appena detto, però concentrato nel mini pimmer che non funzionava. Il bello della diretta. Eh beh, il bello della diretta. Però questa zuppetta qua è fantastica e va veramente a sposarsi con questa blanche qua, è perfetta. Mi hai chiesto qualcosa? In quale note, sì, dicevo che emozioni troveremo nel piatto, quindi in quale nota la zuppa, che abbiamo detto che è quasi la portata principale, no? Quasi la parte principale del tuo piatto, sì. In che cosa troveranno vicinanza con questa birra? Cioè cercando di raccontarlo magari in maniera che anche chi non è addentro ai meccanismi dell'abbinamento tra cibo e in questo caso birra può cogliere, ecco, quali sensazioni si dovranno aspettare? Beh, al di là della zuppa che ho preparato c'è tanto di esotico, c'è la salvia che sta sprigionando insieme a questa mandorla che abbiamo un po' salato insieme al mango, quindi abbiamo tanto esotico, la spezia che è il pepe che si accompagna molto con la cipolla e fa sì che esalti l'accompagnamento alla birra. Non lo vedrei questo piatto assolutamente se utilizzavo del vino bianco, non avrei mai utilizzato la Ventresca di Tonno, sicuro, piuttosto usavo il rosso. Quali sarebbero state le difficoltà col vino bianco? E la Ventresca è una parte estremamente sapida, molto intensa, c'ha molta struttura. Se vogliamo mangiare il tonno devi partire dalla Ventresca e poi ti mangi il tonno, il filetto del tonno, quindi
è una parte, se vogliamo, grassa, molto strutturata. Non c'entrerebbe niente una cottura con il vino bianco. Piuttosto farei una mela, cucinerei una mela, soprattutto adesso. D'estate farei una cipolla di Tropea con un fico d'India a crudo, quindi cuocere la cipolla di Tropea e a crudo un fico d'India, la fragola, l'aceto balsamico, ma non c'entrerebbe assolutamente niente il vino, per questo io ho scelto un gioco di acidità e di freschezza per accompagnare quella che dicevamo prima, è la grassezza della ventresca, che poi è la sua nobiltà, che in questo caso invece va ad accompagnarsi e a giocare con la blanche che ci hanno portato, sì, assolutamente, gli amici di Quality Beer. Sì. Bene, possiamo iniziare a impiattare. Mentre loro impiattano, Quality Beer Academy. Fate tantissima formazione, non solo in questi grandi eventi, come può esserci più gusto. Come si svolge durante l'anno la vostra attività? Ma diciamo che il lavoro che Roberto Parodi, il nostro beer sommelier, fa in questi eventi diventa un lavoro fatto nel mercato. Nel mercato intendo visitando i punti di vendita, cercando di fare formazione. Il vero problema della birra è che noi possiamo avere le birre migliori del mondo, ma se il servizio al consumatore non viene fatto in maniera corretta, tutto il nostro lavoro di selezione delle birre non serve a nulla. Quindi il vero problema nostro è cercare di coprire quel 50% del valore del prodotto finale, del prodotto che noi andiamo a degustare in un locale, migliorando il servizio dei punti di vendita. Quindi è un lavoro quotidiano, giornaliero, estremamente faticoso, perché a volte devi far notare ai gestori dei locali gli errori che fanno nella gestione normale anche soltanto dei bicchieri, no? Sono cose banali. E il fatto di andare a spiegargli come viene trattata e maneggiata la birra. Quando noi entriamo in un ristorante stellato e vediamo come viene gestito bene il vino, noi abbiamo bisogno che la birra venga gestita analogamente anche nella birreria. Cioè, quello che andiamo noi a ricercare è questo. E questo è quello che poi dà valore al prodotto, è quello che permette di degustare la vera essenza del prodotto. E questo è il lavoro che facciamo tutti i giorni. Ma oltre a questo, noi abbiamo realizzato adesso, in piena pandemia, un bistrò nella nostra città dove abbiamo sede, a Genova, dove facciamo sperimentazione. Cioè, dove noi proviamo a coniugare le nostre birre con il cibo. E quindi abbiamo uno chef che studia ricette, preparazioni. E il nostro obiettivo è di fare comunque una cucina di livello, ma in una formula molto easy, nel senso che noi non proponiamo il classico menù, primo, secondo, dessert, eccetera. Noi prepariamo dei piatti, ogni piatto ha un abbinamento ideale con la birra, spesso è cucinato con la birra. Cambiamo i piatti con una notevole frequenza, nel senso che preferiamo non essere statici. Ci sono stati dei periodi dove abbiamo fatto la focaccia genovese con la birra. Ora, bisogna essere dei folli per fare la focaccia genovese con la birra, perché pensare di sostituire l'acqua con una birra della California che fa 45 giorni di navigazione in container refrigerato, voi capite che è letteralmente una follia, perché trasformiamo un prodotto povero in un prodotto che ha costi notevoli, ma l'esperienza di assaggiare una focaccia fatta con la birra semplicemente per sostituire il pane che accompagna il cibo è letteralmente una follia, ma sono follie che puoi fare quando hai creato un laboratorio dove vuoi fare follie. Quindi è questo quello che noi facciamo nel bistrò. Abbiamo riservato una parte del bistrò per fare accademia, quindi facciamo serate dove proviamo ad abbinare cibo e birra. Abbiamo fatto recentemente la giornata dei funghi, una serata dove il menù era a base di funghi e abbinati alla birra. Abbiamo fatto la serata della zucca per Halloween, abbinata alla birra. Avevamo anche una birra, una Wild Ale californiana fatta con la zucca. Pochi sanno che negli Stati Uniti, quando è iniziato il fenomeno della produzione della birra in America, la zucca era un elemento importante. Le ale fatte con la zucca erano l'assoluta normalità. Tradizione che si è persa e noi l'abbiamo ripresa
nel senso che abbiamo questo birrificio della California che fa delle cose incredibili, sono birre fatte con lieviti selvaggi che sono veramente qualcosa di incredibile. Abbinato al beer shop c'è anche un bistro, anche se teniamo la salvia, mi piace un beer shop che con un sommelier che praticamente guida l'acquisto delle birre in funzione anche dei piatti della serata che si consumerà in famiglia, e quindi dare a tutti la birra ideale già alla temperatura corretta, in modo tale che porti a casa, la moglie magari sta preparando la cena e il marito porta a casa la birra ideale alla temperatura ideale già pronta per essere servita in tavola. Questo è un po' il nostro obiettivo. Il beer shop è anche il punto di partenza del nostro e-commerce, in modo tale da dare la possibilità a tutti di ricevere nelle 24-48 ore la birra nelle migliori condizioni. E anche sull'e-commerce, sugli shop, date questi piccoli cenni, insomma, di abbinamento di cultura della birra? Assolutamente sì, chi visita il nostro sito ha la possibilità di conoscere la storia di ogni birra che noi abbiamo nel nostro programma. Diamo un'infarinatura di quello che sono i migliori abbinamenti gastronomici, quindi anche soltanto visitando il nostro sito, il nostro e-commerce, si hanno tutti i suggerimenti del caso per poter fare appunto questo corretto match tra il cibo e la birra e provare delle sensazioni assolutamente nuove. Vorrei ricordare che la birra è talmente ha talmente tante possibilità di coniugazione che si abbina anche con i carciofi, cosa che per il vino è assolutamente impossibile, si abbina con il dessert. Noi facciamo delle panne cotte con delle vintage invecchiate 18 mesi in botti che hanno contenuto bourbon, cioè sono cose folli, ma facciamo anche questo. Al bistrò il fine pasto è spesso e volentieri una vintage spinata, vuol dire una stout messa in botti che hanno contenuto bourbon per 18 mesi e danno delle sensazioni come di un cognac invecchiato, ma senza la gradazione di un cognac invecchiato. Confermo, perché da appassionata di grandi distillati mi hai lanciato una sfida l'ultima volta che ci siamo incontrati ed effettivamente era così. È mai capitato, magari immagino di sì, è mai capitato che arrivasse al bistrò o comunque presso qualche vostro corso qualcuno che era ostile? Perché ci sono persone che, come sono ostili al vino, ai distillati o ad alcuni, magari ad alcuni drink, no, la birra io mai, eccetera, eccetera, e magari poi dopo è stato folgorato sulla via. Sulla via di Damasco, dici? Allora, diciamo che adesso da circa 6 mesi siamo aiutati dal fatto che i fratelli Rojas, famosi chef spagnoli, insieme a un nostro birrificio hanno creato una grape ale, quindi una coniugazione del mosto d'uva insieme all'orzo, e quindi quando ci troviamo di fronte a qualcuno che assolutamente dice no, ma io la birra no, allora, siccome noi volutamente non abbiamo vino e non abbiamo Coca-Cola, non abbiamo distillati volutamente nel locale, abbiamo birra e acqua minerale e qualche bibita biologica, perché ai bambini bisogna pur dare qualche cosa, non vogliamo anche le famiglie, allora usiamo appunto questa Duette, questa grape ale, e devo dire che la grape ale spesso e volentieri risolve il primo impatto e muove delle curiosità, e diciamo che chi viene a frequentare il bistrò e accetta di iniziare con una grape ale esce sicuramente dopo aver bevuto qualche birra delle nostre e aver cambiato opinione. Ma io d'altro canto sono scafato, perché mia moglie, quando ci siamo sposati, rifiutava di bere la birra. Oggi non rientro a casa se non c'è la birra nel frigo, quindi va tutto bene. L'hai convinto? Confermi? Ok, abbiamo una riprova, insomma. Le famose contaminazioni anche umane di cui stiamo parlando tante volte in questa 2 giorni di C'è più gusto, perché
negli ultimi stravolgimenti di cronaca noi siamo sempre troppo abituati oramai a sentir parlare della parola contaminazione come un qualcosa di negativo, no? Anche nell'italiano stesso, un cibo contaminato, io sono allergica a un prodotto, sto sempre attenta che si usa in pasticceria, che gli altri dolci non vengano contaminati, quindi siamo abituati a usare la parola contaminazione come negativa. Invece in questi due giorni e anche nel vostro lavoro, insomma nel lavoro che fai portando insieme birre da tutto il mondo, e c'è un grandissimo lavoro di contaminazione culturale, ridando alla parola contaminazione un senso di grande positività e di grande energia. Sì, diciamo che contaminazione è la parola corretta per esprimere quello che succede nel mondo della birra, nel senso che se prima eravamo tutti collegati a il famoso discorso del chilometro zero, no? Tutto quello che abbiamo intorno è buono, tutto ciò che viene oltre il chilometro non va bene, ed è secondo me un modo scorretto per apprezzare la vita, nel senso che io quello che trovo veramente interessante è veramente il confronto invece tra culture differenti e lo sposare e provare a condividere culture differenti. Quello che succede spesso e volentieri, per esempio, nelle nostre manifestazioni è che riusciamo a raccogliere nei nostri spazi birrai italiani, birrai stranieri, e li mettiamo insieme e li mettiamo a confronto. E la cosa bella è che nascono spesso delle idee, dei progetti per cercare di fare delle cose insieme a quattro mani. Ed è un po' quello che viene fatto qui, no? Nel senso che oggi noi ci siamo conosciuti, ci siamo confrontati con lo chef, ci siamo contaminati, per così dire. Contaminati. Nel senso che abbiamo provato a cercare di capire quali erano le nostre sensibilità, e noi infatti, per una questione di rottura, abbiamo ritenuto che al di là della birra che lui aveva scelto, dovevamo anche provare ad assaggiare questo piatto con qualche cosa di diverso. E questo fa parte proprio della volontà di contaminare, cioè superare anche magari un credo che lo chef aveva sull'abbinamento da fare, e provare a fare un abbinamento anche un pochettino coraggioso. Sbaglio? Sì, coraggioso. Allora, se vogliamo metterla così, avrei usato dei fegatini di coniglio. Allora lì ero anche coraggioso. Con una purea di pera al peperoncino. Allora lì andavamo proprio... Ma ci sono già abbastanza tanti elementi. La zuppa, che non vi ho detto, forse non l'ho menzionato, ma nella zuppa c'è la gruviera, forse mi sono dimenticato di dirvelo, che è una parte molto, anche lì, dolciastra, che lega... Avrebbe legato di più se funzionava il mini pimmer, però questo non è accaduto, però il senso è questo, che addirittura si potrebbe anche servire con una dadolata così di cipolla grossolana, molto, se vogliamo, ignorante. Il gusto poi alla fine è quello. Se andiamo a vedere, la gruviera è quello che ha pareggiato un po' i conti con la cottura con la birra. Con l'elemento principale, stiamo parlando di birra. Quindi è quello che non doveva arrivare, cioè cuocere oggi, la ricetta mia era, non è che non dovevi sentire la birra a crudo nella pietanza, non avrebbe avuto senso, la birra a crudo la devi bere. Quindi la birra qua è stata cotta, se vogliamo l'abbiamo percepita perché ne stiamo parlando, ma se diciamo che comunque si sente tanto la birra in questa ricetta, non si sente. Quindi è per questo, quando il titolo è accompagnare la birra nel piatto cucinato, penso di avere reso abbastanza l'idea. Questo era quello che volevo trasmettere, spero che ci sia riuscito. Ecco, tu hai espresso un concetto molto interessante prima, hai detto se io avessi dovuto usare il vino non avrei messo la ventresca. Quindi vuol dire che la birra ti aiuta probabilmente a esprimere degli altri gusti e delle altre combinazioni, perché le caratteristiche organolettiche della birra ti permettono di fare questo. Ma io appena...
mi hanno proposto di fare una ricetta con la vostra birra, io ho pensato subito a Ventresca. Ieri mi arriva il messaggio e fa: non riusciamo a trovarla, usiamo il filetto di tonno. No, allora non ha senso. Allora a quel punto avrei scelto anche una coda di rospo, ma non aveva lo stesso, è la prima materia prima che mi è venuta in mente. Quindi non mi sarebbe venuta con... ma anche, che ne so, stiamo parlando del Piemonte con un'alta langa, perché magari con uno spumantizzato ci poteva anche stare, un Franciacorta. No, l'ho trovato interessante molto con la birra. E la birra è un ingrediente che usi spesso nel tuo lavoro? La birra è un elemento che uso poco nel mio lavoro, se non magari in dei dolci o se non nella panificazione. Cipolla birra, un pan brioche cipolla birra accompagnato con un patè di foie gras o con un salmone affumicato, siamo al top. Ci deve essere molto, se un pan brioche sì, ma anche un pane molto croccante con una crosta che si sente, se no va a morire. Il pane torna di nuovo fuori, pane liquido. Ricordiamo che nella storia la birra era definita pane liquido, perché d'altro canto il pane è considerato, cioè la birra è considerata quasi un sottoprodotto del pane, no? Nel senso che gli ingredienti sono quelli, e quindi questo di nuovo è una cosa che ritorna, no? I lieviti, la birra, il pane, sono tutti elementi fondamentali. Voi al piatto qualche domanda, qualche suggestione, anche voto per alzata di mano, chi è rimasto stupito da questo abbinamento, chi non si aspettava quello che ha trovato all'assaggio? Non siate timidi. Io nel mio ristorante non è che esco perché ho una cucina show cooking, sono di fronte a tutti. Però quando passo dai tavoli dico sempre: esco per botte e gloria, quindi prendo anche le botte, anche se è grosso, quindi insomma. E qua ci sono tante donne al tavolo, che è significativo, perché si ha questa concezione sbagliata, è la mia grande sfida, la donna, che le donne bevono tra virgolette semplice, mentre invece ce ne sono tantissime di donne, cioè io e soprattutto una collega che a tavolo non siamo molto d'accordo, abbiamo gusti un po' fuori dalla massa, però invece sono tantissime donne che apprezzano la birra e soprattutto questi tipi di modi di degustazione, forse sono più curiose. No, allora di solito le donne preferiscono il dolce, quindi una birra. Di solito chi non ha maturato una certa esperienza di solito preferisce il dolce per un motivo tecnico, perché per una questione genetica voi donne avete una soglia di percezione sull'amaro più basso rispetto a noi uomini, cioè lo percepite prima. Allora, che cosa succede quando noi mangiamo o beviamo un qualcosa che è amaro? È una questione cerebrale, il cervello dice attenzione che in quello che stai mangiando o bevendo potrebbe esserci tossicità, perché il cervello si è abituato che illo tempore tutto quello che era amaro era anche velenoso. Allora, sul dolce, naturalmente anche lì è una questione cerebrale. Come ragiona il cervello quando mangiamo o beviamo qualcosa di dolce? In una parte remota ti dice buono e nutriente fa bene. Questo è il motivo per il quale il dolce lo mangiamo alla fine del pasto e non all'inizio, perché se lo mangiassimo all'inizio cerebralmente saremmo sazi. Ok? Quindi, per chi privilegia il dolce, no, sappiate che funziona così. Adesso noi, per fare una cosa che non era prevista, abbiamo fatto portare anche un'altra birra, che è tendenzialmente l'opposto di quella che abbiamo servito prima. Quella che abbiamo servito prima era una birra che noi produciamo in Spagna, è una bière blanche, quindi come stile è una birra belga, ed era una birra che hanno studiato i nostri master birrai col team del ristorante Il Bulli. Il Bulli era il ristorante di Ferran Adrià, che insomma è stato il papà della cucina molecolare. Adesso sono passati 15 anni, 20 anni, abbiamo fatto questa nuova operazione con i fratelli Rocca, quindi quando uscirà la Duet insomma, sul mercato. Qui invece siamo negli Stati Uniti, abbiamo portato una,
è una Mind Days, una IPA light, quindi è una IPA con una gradazione alcolica abbastanza bassa, perché non volevamo che nessuno rimanesse coricato sul tavolo, quindi insomma fornendo birre con gradazione alcolica alta, quindi questa ha solamente 4 gradi. I luppoli americani che sono contenuti in questa birra rilasciano note di agrumato, resinoso e frutta esotica. Quindi l'agrumato è il pompelmo rosa, la frutta esotica c'è mango, papaya e frutto della passione. Quindi in bocca a voi, se adesso avete assaggiato la birra e anche prima, che cosa avete? Avete una salivazione continua. Allora, innanzitutto prima, quando avete bevuto la Blanche, alla fine del piatto che avete mangiato avreste dovuto avere il palato pulito, però con una salivazione continua, perché se avesse fatto lo chef un altro piatto sicuramente l'avreste assaggiato assolutamente volentieri, perché la salivazione è uno stimolo a consumare. Ok? Quindi adesso, se questa provate ad annusarla, adesso qua poi dipende dalle sensibilità diverse, qualcuno potrà sentirla di più a destra, qualcuno di più a sinistra, dipende dalla sensibilità. Se sono più sensibile al fruttato e al dolce lo percepirò a destra, allo speziato e al floreale lo percepirò di più a sinistra. Quindi nessuno ha setto nasale deviato, dicendo, è proprio una questione tra virgolette tecnica. Bene, grazie. Io grazie. Direi che lui se lo merita davvero, un grande applauso, perché è molto raro. È molto raro trovare qualcuno capace di spiegare con una semplicità tale questioni così tecniche. Forse il non essere capace di fare questo molto spesso è un difetto in parecchi corsi di avvicinamento al vino o alla birra o ai distillati. Dei distillati ci sono pochi corsi, quindi diciamo un po' meno. E veramente invece Roberto riesce, penso che parlo un pochino a nome di tutti quelli che sono seduti, a far capire tantissime note, a spiegare anche termini molto tecnici come quelli che ci ha spiegato sulla percezione del dolce o dei profumi nelle narici, se sono concetti anche di biologia, di fisiologia umana, che lui ci ha raccontato con una semplicità tale che bevendo la birra e assaggiando il piatto di Nicola non ce ne siamo quasi resi conto. Io penso che abbiamo assaggiato... Pietro, scusa se ti interrompo. Sarà retorica, però dietro a questa sua spiegazione molto dettagliata penso che ci sia veramente un grande amore e una grande passione per quello che fa Roberto. Veramente complimenti per la spiegazione, perché penso che tutti abbiano percepito tutto quanto veramente in maniera chiara. Non è mai scontato. No, decisamente no. Non è mio amico, è diventato mio amico stamattina, oggi. Ma giuro che non mi ha nemmeno pagato. Addirittura, alla grande allora. È veramente un incontro di passioni. Se vi è piaciuto questo nostro incontro sulla birra, io e Rolando, che oggi abbiamo deciso di fare un tour de force, vi diamo appuntamento alle 17.55 in Sala degli Atti, questa volta con un talk. Se sarete a casa la potete seguire in diretta su ilgusto.it o su repubblica.it, sulla stampa, sui nostri canali social, quindi siamo un po' ovunque, come la Gramigna ci potete seguire, e parleremo dell'altro grande, tra virgolette, nemico della birra, il vino. Birra o vino, che cosa è il... E Rolando ci racconterà delle cose molto, molto interessanti, ma non svegliamo troppo perché altrimenti poi non vengono a sentirci. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi, e vi auguro ancora un buon continuo di giornata. C'è più gusto e qui a Bologna. Grazie. No, ti stai togliendo la cuffia. E grazie ovviamente a te. Tu fra poco avrai un altro appuntamento con un altro piatto, se non sbaglio, nel cortile. Sì, con la mozzarella di bufala. Farò un risotto. E quindi, pericolosi, io questa volta spero di riuscire a prendere un piatto. Ci vediamo giù in cortile, perché qua non si finisce mai. Grazie.